Un giorno di festa per chi ce l'ha fatta e per chi li ha accompagnati in questo nuovo percorso di vita, ma anche un'occasione per celebrare il 48esimo anniversario di sacerdozio per Don Vincenzo Sorce, presidente dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta. È così che il 29 giugno, in un'unica celebrazione, si festeggiano due appuntamenti. Con la festa delle graduazioni, i 13 ospiti delle comunità terapeutiche hanno ricevuto la spilla che rappresenta un gabbiano, simbolo di rinnovamento. Tutto è iniziato da quel 29 giugno 1970, quando Monsignor Francesco Monaco, nella cattedrale di Caltanissetta, mi ha ordinato prete. Era un seme e il buon Dio da questo seme ha fatto nascere questa opera straordinaria che l'Associazione Casa Famiglia Rosetta, la Comunità Santa Maria dei Poveri, tutto quello che in questi 48 anni di sacerdozio, il Signore ha realizzato usandomi come suo strumento nella mia fragilità, nella mia debolezza, ma nella straordinaria capacità del buon Dio di farci meravigliare sempre. La comunità è partita nell'84, dall'84 a oggi sono passati dal nostro progetto 5.000 giovani. Questi 5.000 giovani, 2.500 circa, anche di più, sono riusciti a ritornare nella vita normale, nella propria famiglia, nel proprio lavoro. Il frutto di un cammino faticoso ma anche molto bello. Le comunità terapeutiche, la Ginestra, l'Oasi, Terra Promessa, quella del Brasile, Porto della Speranza, Nostra Signora Aparecida, la comunità femminile, ecco, sono diventati laboratori di vita, di speranza e sono passati migliaia di giorni, migliaia di famiglie che hanno ritrovato la gioia di vivere, un nuovo progetto di vita. Questo è Terra Promessa, questa è l'Oasi, questa è la Ginestra. È un sigillo per i ragazzi e le famiglie, ma anche una spinta in avanti per gli operatori e le operatrici che in questi anni generosamente si sono fatti dono per tutti questi ragazzi che sono arrivati da noi distrutti, senza prospettive e che piano piano hanno ripreso in mano la loro vita. Negli anni di sacerdozio e di crescita dell'associazione, sempre nuove sfide sono state affrontate, nuovi progetti concepiti. Siamo contenti di annunziare che abbiamo firmato la convenzione con l'ASP di Palermo per gli ammalati di AIDS che sono a Partinico. Io sono in partenza per la Tanzania, parto giorno 3. Lì con l'ONU avvieremo presto un progetto di 18 mesi per la prevenzione delle droghe nei villaggi della Grande Tanzania.